Eccoci qua, buonasera, buona domenica delle palme a tutti, anche oggi con la rubrica di Cucina con Michela, anche tu con Michela. Se avete visto nelle storie, ho messo più o meno gli ingredienti di quello che potevamo insomma realizzare insieme stasera. Allora, io prima di iniziare ad indossare il grembiulino e parlare insomma della nostra ricettina per chi volesse farla insieme. Ecco, già vi vedo connessi qualcuno, c'è la mia Serenella sicuro perché la vedo lì. Ciao tesoro, Maria, buonasera. Allora, volevo ringraziare innanzitutto, questa è la prima diretta che faccio da Procida, capitale della cultura italiana, perché voi, come ben sapete, ieri è stata battezzata dal presidente Mattarella appunto Procida, capitale della cultura italiana. Quindi auguri a Procida, auguri a tutti noi, che bello, una cosa meravigliosa. Quindi questa è la prima di diretta proprio da Procida, capitale della cultura. Detto questo, voglio ringraziare, come sempre, passiamo ai ringraziamenti, perché poi, anche se li faccio in privato, ma voglio farli in pubblico, proprio per rendervi partecipi tutti. Dopo vi saluto tutti, 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 tutti. Allora, ringrazio Giuseppina Oletta per la pizza di carciofi. Amedica Fiorio o Fiorio, che chiedo scusa perché la volta scorsa l'ho chiamata Anna, e invece è lei, che, la gentilissima signora che mi ha mandato appunto una fotografia della colomba di cioccolato. E mi ha fatto lì la voglia, io dopo ve le faccio vedere, se avete visto il post di stamattina ne ho fatte due. Quindi grazie signora Amerika. Teresa Scotto di Gregorio per la parmigiana di carciofi, bravissima, è venuta speciale, anche poi ci siamo sentite, ottima. Marianna San Martano per il panettone di zucchero, che proprio ieri l'ho incontrata e mi diceva che l'ha fatto in diretta con me e con noi giovedì scorso, solo che non ha avuto il tempo poi di postarlo, l'ha postato ieri. Grazie Marianna. Perfetto, bellissimo. Grazie anche a tua figlia per la decorazione. Un bacio. Poi Teresa Mazzella per il plum cake all'arancia, bravissima anche tu. Pina Pirrone per la torta pasqualina e Patrizia Castaldo per la torta pasqualina. E anche grazie a Innocenza che l'ha fatta ma non l'ha postata, però io ti ringrazio ugualmente in pubblico. Grazie a tutti quanti e poi grazie a tantissimi di voi che comunque avete fate le mie ricette ma non le postate. Detto questo, oggi che cosa facciamo? Allora, oggi è la rubrica di Cucina con Michela. Chi vuole cucinare con me, ho scritto gli ingredienti che occorrono per realizzare questa ricettina facile, 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 veloce, veloce, una favola. E utilizzeremo dei carciofi bolliti puri, poi ci serviranno semplicemente farina, no, le uova non le utilizzeremo, ma ho qui già tutto pronto. Sale, pepe, qualche salume che avete a disposizione perché andremo a realizzare un semplicissimo antipasto di Pasqua per Pasqua. Faremo delle caramelle, ovviamente delle sfogliette a caramella, cercheremo di farle il più simile possibile alle caramelle, che insomma possiamo mettere sul tavolo il giorno di Pasqua come antipasto insieme poi ai salumi e a tutto il resto che ci sarà. E quindi la andremo a realizzare con una semplicissima sfoglia, se vi ricordate la sfoglia della pizza di scarole o della pizza di carciofi, andremo a farla con il limone. Quindi una cosa molto semplice, chi vuole realizzarla con me non ci mettiamo niente. Allora fatemi vedere chi è in diretta con me. Allora Maria, buonasera cara, grazie, grazie Angela, Serenella ci sei, Assunta, insomma ci siamo. Allora, metto il grembiulino. E dove sta il grembiulino? Ah, eccolo qua, un attimo che lo prendo. Eccolo qua, prendiamo il grembiulino e iniziamo a realizzare questa ricettina. Veloce, veloce, una favola. Giusy, buonasera. Anna Maria, Giuseppina, eccoti qua. Carmine, buonasera. Antonio, buonasera. Antonio Fasanaro, buonasera. Un bacio a te, a Pina, eh? Loredana. Allora, fatemi chiudere il grembiulino e subito, subito facciamo questa ricettina. Allora, ciao Massimo, buonasera, Dolcino 73. Allora, chiuso questo, iniziamo il giro e iniziamo a preparare. Allora, ecco qua, vi giro verso di me, così state bene, bene vicino a me. Accendiamo
Eccoci qua. Allora, prepariamo, vediamo chi ci sta. Ciao Marica, ci sei anche tu. Ti ho visto, Maria, buonasera. E poi c'è Angela. Angela, ciao, buonasera. Prepariamo la sfoglia al limone. Allora, che cosa facciamo? Mettiamo 2 bicchieri di farina. Quindi più o meno un bicchiere è 150 grammi, almeno questo, quindi mettiamo 300 grammi di farina. Allora, oggi è domenica delle palme, eh? Come l'avete trascorsa? Benino? Ciao da Perugia, ciao tesoro! Allora, voi sapete che questa... Mettiamo il sale, eh? La domenica delle palme è la domenica che precede la Pasqua, eh? Quindi ha un simbolo comunque importante, sempre, io parlo sempre da inizio alla settimana santa, quindi da inizio proprio alla passione e alla morte e poi alla risurrezione di Gesù, quindi è tutto correlato. La palma rappresenta, il ramoscello di olivo rappresenta la pace e quindi è tutto sempre correlato al cristianesimo. Fatemi vedere lì. Ciao Antonio, ti ho visto, buonasera. Eccoti anche tu, Rita, ci sei. Farina, abbiamo messo 300 g di farina 00, sale, un cucchiaino di zucchero, un filo d'olio, poi mettiamoci mezzo limone premuto. Anche qui dietro la Domenica delle Palme c'è la storia, no? Penso che la sapete la storia. E la Domenica delle Palme la presenta all'entrata di Gesù a Gerusalemme su di un asinello, anche se Gesù diceva di essere il re dei Giudei. I re generalmente andavano a cavallo, invece lui, per dimostrarsi umile e mite, andava sull'asinello. E perché nasce proprio la Domenica delle Palme? Perché il popolo, che giustamente lo adorava e aspettava il re dei Giudei, Gesù, lo salutava con alzando la palma, e poi con le foglie di palma fecero a terra uno strato di tappeto, una specie di tappeto. Quindi da lì proprio si ha questa, la domenica, nasce la Domenica delle Palme, con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Allora, fatto questo e raccontato un po' della Domenica delle Palme, andiamo ad aggiungere, andiamo innanzitutto a dare una mescolatina. Lievito non ce ne vorrà, nessun tipo di lievito, e qui iniziamo a mettere un pochetto di acqua per volta. Iniziamo con 100 ml di acqua a temperatura ambiente. Dobbiamo realizzare un impasto compatto. Aggiungiamo un altro pochetto, quindi diciamo un 150-160 grammi di acqua. Ovviamente, se vediamo che l'impasto è molliccio, aggiungiamo un altro pochetto di farina. Ciao da Roma, ciao tesoro, Annalisa da Brescia, Annalisa? Brescia, ciao cara, eccoti, anche te ci sei, mescoliamo con le mani, ecco qua. Allora, la Serenella ci sta, non la sento, dove sta? Ah, eccoti qua, una favola. Allora, Felicia, ciao, fammi gli auguri, divento di nuovo, Madonna, auguri, augurissimi di cuore da me e da tutti noi, che felicità, io lo dico sempre, poi le nonne sono sempre quelle, sono le seconde mamme, quindi bellissimo, tantissimi auguri, Felicia, tantissimi, tantissimi auguri di cuore. Portiamo sul piano di lavoro e lavoriamo con un altro pochetto di farina. Allora, questa qui noi possiamo metterle negli antipasti, eh? Possiamo arricchire i nostri antipasti con queste caramelle di sfoglia e di cuori di carciofi, salumi e formaggio. Voi ovviamente quello che tenete, quello ci mettete. Io ho del salame, della provola affumicata, quindi andiamo a metterci quello. Lavoriamo bene bene perché deve comunque essere asciutto l'impasto. Io vi saluto sempre. Di nulla, Felice, un piacere. Facciamo un altro po' di farina. Allora, stamattina ho postato, non so se avete visto,
le due colombe, una dolce e una salata. In effetti sono degli impasti furbi molto veloci che non richiedono tempi di lievitazione. Serenella, che cuore hai fatto! A proposito, Rita, quando scendi? Certo che sto preparando le cose buone per te e per Alberto. Quando scendi? Ciao Nella, buonasera. Quando vieni? Settimana prossima, vero? Quando le scuole, insomma, vanno, prendono le loro vacanzucce, tu scendi. E quindi non ti aspettiamo. Allora, l'impasto della sfoglia è pronto, avete visto? Questo è il classico impasto alla procidana che noi facciamo con il limone, e questo impasto vale sia per la pizza di carciofi che di scarole, però possiamo utilizzarlo per farle questi, insomma, ripioncini, queste cose sempliciotte da arricchire i nostri antipasti e quant'altro. Ciao Chiara, buonasera, bella, Nella ci sei anche tu e Vincenzina. Stiamo preparando dei ripioncini a caramella con i carciofi. Adesso vi faccio vedere. Mi sciacquo un attimo le mani e sono subito da voi. Allora, questi non ci serviranno più. Che cosa facciamo? Prendiamo un pezzetto e iniziamo a stenderlo. Nel frattempo martedì scendi, bene bene Rita. Iniziamo ad accendere la pentola con l'olio, così si riscalda. Ok. Allora, mettiamo un pochetto di... Proprio ieri, Rita, ti ho pensato. A voi poi penso sempre. Chiara, tesoro. Bella, grazie. Grazie, cuore, grazie a te. Ecco qua, farfalla pure c'è, grazie, anche ci siamo sentite in privato, ci sei anche tu, Monica, ci sei anche tu. E allora, si potrebbe mettere il lievito istantaneo. Allora, se mettete il limone è un agente lievitante naturale, per cui non necessita né lievito istantaneo, né ammoniaca, né bicarbonato. Se vuoi metterci il lievito, non ci metti il limone, e ci metti, tipo, ne so, mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, oppure una punta di ammoniaca o di bicarbonato di un cucchiaino, e vai a lavorare come ho fatto io, aggiungendo dell'acqua, olio, sale e via. E ti fai un impasto che comunque risulta friabile e facile, insomma, da fare, da poter fare. Si friggono, allora Marica, questi si friggono, però si possono mettere per una versione light in forno, forno ventilato statico a 180 gradi, ma per una ventina di minuti, perché la sfoglia comunque è bella sottile, quindi subito si cuoce, è friabile. Allora, facciamo così. Allora, stendiamo bene bene, una sfoglia non proprio sottile, nel senso, altrimenti vedete si rompe e non la aggiustiamo con le mani. Quindi, ciao Amalia, ci sei anche tu, anche a te tesoro, buona Domenica delle Palme. Allora, che cosa facciamo? Andiamo a ricavare dei quadrati, più o meno, dei quadrati, dei rettangoli, uno ci prova, voglio dire, ci vedete, vero? Sì. Si può cuocere in forno? Certo che si può cuocere in forno. Facciamo così, ritagliamo giusto un po' i bordi per renderli un pochetto più precisi. Ecco qua. E poi ci realizziamo le nostre caramelle di sfoglia. Che cosa facciamo? Io qui ho dei salumi, ho del salame e della provola affumicata, i nostri carciofi che ho bollito e li ho conditi semplicemente con un po' di erbetta cipollina, del pepe, sale e un filo d'olio, nulla di che. Quindi andiamo a mettere al centro qui carciofo, chiudiamolo, mettiamolo qua, e un pezzetto di provola affumicata. Ecco qua. Noi la andiamo a chiudere a caramella e cerchiamo di realizzare la, diciamo, chiudere le estremità. Chiudiamo bene sotto, sigilliamo bene, quindi a fagottino. Cerchiamo di formare, pizzicare e dare la forma tipo una caramella, più o meno, poi non è che siamo io non sono precisa, ma più o meno ce la possiamo fare.
e facciamo tutti questi fagottini così. Veloce veloce, noi ne faremo 4-5, poi il resto li farò io, appunto per non farvi scocciare, però li facciamo e poi dopo vi faccio vedere salame e queste insieme. Dopo vi faccio vedere le colombe che ho fatto, che sono veramente, non le ho aperte perché volevo aprirle con voi per vedere il risultato, eh? Quindi dopo le andiamo ad aprire insieme. Adesso mi giro e vi saluto. Eccole qua, i nostri fagottini a caramella. Voi potete anche girare così, viene ancora più sfiziosetto, vedete? Eccole qua. Ciao Anna, adoro veder cucinare, e chi ha la passione, a chi piace, sicuramente è una cosa bella da vedere e poi da mettere in pratica, perché è bello, insomma, chi ha la passione della cucina è così. Allora, mettiamo così. Serenella, tu ci sei? Ciao Maria. Allora, iniziamo a friggere queste qui, io vi giro, tanto l'olio è caldo, e le iniziamo a friggere, vedete? Ciao Rosa, buonasera a te. Quest'altra caramella pure la mettiamo. Io ho preparato già il piatto con carta assorbente per farlo, insomma, asciugare, e poi le vado a disporre sul mio piatto, quello che voi già conoscete. Quindi facciamone qualche un'altra, tagliamo bene bene i bordi, così dopo vi faccio vedere queste colombe. Stamattina qui è stata una giornata bella di sole, ma un pochetto ventosa, non so lì da voi il tempo com'è stato. Serenella, da te com'è il tempo? Ciao Giovanna. Eccoli qua, voi fateli così anche in forno, fateli così in forno e poi li tenete e ci potete fare una pennellata di olio, in modo che vengano anche più morbidi, perché essendo che non c'è lievito, dopo va a finire che sono troppo friabili, invece facendo una pennellata di olio vengono anche più morbiducci. Vi seguo da Marsiglia, ciao! Che piacere, un saluto da Procida! Pure a Roma, sì, allora vi giro. Francesca, ciao, il mio hobby preferito è parlare di cucina e vedere cucina. Benissimo, anche da voi è ventoso. Allora, stanno in cottura, vedete? Ne facciamo altri. Io ho la forchetta che anche a Catania, benissimo. Quindi siamo proprio a posto, insomma, sto tempo ha fatto un marzo, a livello di temperatura è stato un marzo bellissimo, anche non faceva freddo per niente, ma proprio aprile sta facendo delle giornate un po' bruttarelle. Stendiamo quest'altro pochetto di pasta e ve ne faccio altri due o tre e poi mi impiattiamo. Serenella, ah, da te c'è il sole, Serenella, con questa faccia di sole, che mi vuoi dire che c'è il sole da te? Da te è bello. Anche da me, sì, Giuseppe, è stata proprio una giornata ventilata. Ma d'altronde, se ci fate caso, a Pasqua è sempre così, il periodo di Pasqua non è mai caldo, caldo, caldo. Michela, anche a Terasira, a Palermo, bellissimo. Un bacio anche lì a Palermo, tantissime amicizie anche lì. Ieri qui c'è stata tantissima gente, appunto perché vi ripeto, è stata una giornata particolarmente movimentata, di un qualcosa di veramente emozionante, bellissimo vedere tantissima gente, anche se in realtà noi siamo comunque un'isola per cui il turista c'è sempre. Però la gente che c'era ieri, Procida in festa, è stata una cosa bellissima. Non so se avete visto qualcosa, penso di sì, in televisione. Bella. È stata proprio emozionante ieri. Bello, bello, bello. Tantissima gente, fino a tarda sera. Bellissimo. Allora, facciamo quest'altro qui. Salame. Poi ci mettiamo il cacioppo. E un pochetto di provola, dopo le scoliamo quelli. Uno, due, chiudiamo sempre a caramella e facciamo così, giusto per, vediamo chi ci sta.
Smentirato, Giovanna, anche da te. Eh sì. Ciao Paolo, anche a te, buona domenica delle palme. Un'altra caramella è fatta, andiamo a friggerla. E sì, facciamola quest'altra. Perché sono poche in padella, vi giro, vi faccio vedere. Voi le avete fatte? Le colombe fatte in casa? No, eh? Se la lei, tu l'hai fatta la colomba fatta in casa? Parlo di quella veloce, non con, con tempi di lievitazione lunghissimi. Non so se avete letto la ricetta, io ho fatto quella proprio veloce veloce, come dico io, con il lievito istantaneo. Ma sono carine, mo le apriamo insieme. Abbiamo visto il presidente Mattarella, festa pro, sì Angela, che bello. Rosa, Catanzaro, sole, maventaccio e fa freddo, anche qui, mannaggia. Invece di fare queste delle belle giornate di sole, magari noi qua si iniziava qualche anno fa, ma tantissimi anni fa, il periodo di Pasqua c'era chi andava anche al mare, invece adesso non ne parliamo proprio, i tempi sono cambiati, purtroppo. Voglio provare la tua, ciao belli Ilaria, anche a te, che cosa, la pasta, questa pasta? Tu dici questa pasta sfoglia, io la chiamo pasta sfoglia perché effettivamente è una pasta sfoglia, quindi molto molto leggera. Vi faccio vedere come sta. Ciao Ada, vedete? Eccole qua, le facciamo colorire entrambi. Ah, prova a fare la colomba, sì, facciamo colorire entrambi i lati e poi le togliamo. Sì, le colombe sono queste qua che ho fatto, che sono quelle veloci. Poi faccio anche quelle a lievitazione lunga. Però ci vuole più tempo con quella, vi devo dire la verità. E al momento io tutto sto tempo non ce l'ho. E allora provo per dare l'augurio alla Domenica delle Palme. Ho pensato di fare queste qui veloci veloci. Ecco, stasera non sento Mario che dice lo slogan. Mario non c'è stasera, stranamente. Comunque Mario, se dopo riascolti, veloce veloce una favola. Io ho fatto tipo calabrese. E che sono? Sono pastiere, Rosa. Veloce veloce, sono pastiere, Rosa, quelle che fai tu? Tipo pastiere, la pastiera la facciamo giovedì in diretta, quindi ti aspetto, mi raccomando, non mancate. Faremo la pastiera in diretta. Io qualche giorno fa postai qualche foto della pastiera perché le feci al bar e postai soltanto la foto senza la ricetta. Ah, eccoti Mario, no, non potevi mancare, veloce veloce una favola. Mancava lo slogan, ne facciamo un'altra, quindi poi completiamo il piatto e poi il resto me le faccio io. Vedete l'impasto come è morbido? E questo qua potete sempre fare anche dei calzoncini, quello che volete voi, con la ricotta, con i classici tipo mozzarella e sugo, di pomodoro, insomma, potete variare. Pure perché questa sfoglia, una volta che è cotta, l'asciughiamo e tutto, resta bella morbida anche il giorno dopo, quindi è facilmente anche riscaldabile nel forno o nel microonde. Tranquilli, tranquilli. Ero fuori a mangiare, dove sei Renelle, sei stata a mangiare, tu mangi sei, no però mi hai mandato le prepata di cozze che era proprio un amore. Bravo, la ricetta delle caramelle, grazie. Allora, abbiamo messo un 300-350 grammi di farina 00, un filo d'olio d'oliva, sale a piacere, un cucchiaino di zucchero, 120-130 ml di acqua a temperatura ambiente e il succo di mezzo limone. Io domani comunque vi posto la ricetta come sempre. Ciao, dove hai il bar? Io lavoro in un bar di famiglia in una zona centrale storica, è il bar Cocktail Bella Vista, e lavoro lì, facciamo le colazioni homemade, chi è venuto sa, facciamo il cibo anche da sporto. E tutte le mattine sono lì, almeno le 3 ore al mattino sono lì, preparo la vetrina e vado via. Ecco qua, facciamoci quest'altro qui e poi io direi basta, gli altri come dico sempre me li faccio io, che non possiamo stare qua a fare le caramelle tutta la sera, facciamo sempre così
chiudiamo qui, mettiamo un pochetto di provola e chiudiamo. Sigillate sempre bene, chiudete a caramella, a fagottina a caramella, ecco qua. E anche questa è fatta, la friggiamo e via, abbiamo finito. Allora, intanto ci prepariamo. Ciao bella, Anna, Pasquina, Rosa, no tesoro, sono dolci fatti con pasta frolla, però con la sugna e poi si fanno le forme a piacere. Ah, ho capito, buone devono essere. Allora, io vi giro per farvi vedere la cottura. Anche a te Maria, anche a te, buona domenica delle panne. Allora, il foglio, la carta assorbente sta qui. Qualcuna, ciao dal Canada, ciao Silvana, che piacere. Ti salutiamo tutti noi, la nostra community, e ti saluto Procida. Un bacio da Procida, tesoro. Allora, andiamo a togliere questa che è pronta, questa caramella qui, vedete? E la mettiamo qua. Piano piano si fanno le altre. Sono quasi quasi pronte anche le altre. Le giriamo un pochetto. Ecco qua, giriamole un pochetto. Allora, ciao Luigi, buonasera. Quando vengo a procedere, tantissimi di voi devono venire. A proposito, ieri, ma sono rimasta felicissima. Ma io stavo pure al negozio. Allora, c'è stata questa grande manifestazione per cui tutti i negozi ovviamente stavamo tutti aperti. E io stavo pure al negozio con altri amici, mio marito e tante altre persone. Ma tantissime persone che io non conoscevo, che mi hanno riconosciuta come Michela dei Sapori di Procida. Sono rimasta felicissima. È una cosa troppo bella, troppo troppo bella. Mi avete riconosciuto in tantissimi, io non vi, cioè non vi conoscevo perché giustamente voi mi vedete, io dall'altra parte non vi vedo ma mi scrivete soltanto, quindi veramente io sono rimasta felicissima. Ma grazie, grazie veramente, sono rimasta molto molto contenta, grazie. Poi ieri ho fatto una bellissima foto e l'ho anche postata, vogliamo anche quest'altra, con l'attrice di Un posto al sole, Dolly, la famosa Dolly, lei e Luciana, bravissima. Abbiamo brindato, ci siamo trovate lì e abbiamo brindato a, insomma, a Procida Capitale della Cultura. E ci siamo scattate, insomma, questa foto insieme, che poi stavamo pure al mio negozio, quindi è stata una cosa, una giornata bellissima, in tutti i sensi, di emozioni uniche, che bello. Poi ovviamente ci siete sempre voi tutti i giorni, che con i vostri messaggi, con le vostre accortezze, premure, perché io le chiamo così, siete tutti quanti cari, perché tutti quanti mi messaggiate, grazie, ma veramente siete tantissimi. Io vi ripeto, a volte mi arrivano in ritardissimo i messaggi, però io vi rispondo sempre. Allora, la mia bimba Flava è tesoro, grazie. Che bella, dammi un bacio Flavia, poi magari in qualche altra diretta vi farò conoscere anche la mia piccolina, la mia piccina che è Maria. Vi farò conoscere anche mia figlia. Grazie Silvana, Nella, le foto con le... Sì, sì, l'ho fatta, hai visto Nella, l'ho fatta ieri la foto. Ma tu non ti vesti con il cattivo settore, lo so, mi usare i copetti magic. Ah sì, sì, me l'hanno. Beh, io poi dopo li pulisco. No, poi c'ho il filtro della cappa, c'ho le finestre aperte e mi infastidisce. La frittura è quella, c'hai ragione. Però molti li usano, si sono trovati benissimo. Ciao Rosario, che ci prepari di quello? Lo so, ma io non ti sto vedendo più al bar, che fine hai fatto? Buonasera mia sorella Maria. Rosario, non ti vedo più al bar. Togliamo queste altre caramelle. Anzi, no, giriamole. Ecco qua. E le facciamo dorare un altro pochetto. È la prima volta che te lo... Grazie Anna, che fine hai fatto Rosario? Noi che dicevamo siamo arrivati a Pasqua, avete visto? Hai un negozio? Sì tesoro, c'ho un negozio. Allora, che cosa facciamo? Io mi vado un attimo a ripulire questa situazione qua. Allora, questa la metto qua e dopo mi preparo il resto delle caramelline fritte. Fatemi ripulire un attimo qua perché così vado ad impiattare queste caramelle di Pasqua e poi vi faccio vedere le colombe e le apriamo insieme. Allora, facciamo così. Oh, e adesso impiattiamo, togliamo. Allora, Maria la mia principessa, sì, Vita,
E ti sta aspettando, stamattina ha detto mamma Marita viene con zia. Ho detto penso proprio di sì, verranno entrambe. Rita, la zia Rita e la zia Maria. Allora, facciamo così, togliamo questa caramella qui, è pronta. Ah, voi non ci vedete? Ecco qua, un giorno ci vediamo a Procida, Madonna che piacere. Ma sì, ma come, non ci dobbiamo vedere a Procida? Voi dovete venire a Procida. E rigorosamente dovete venire da me. Ci dobbiamo incontrare. Ci dobbiamo incontrare. Assolutamente. Allora, togliamo anche quest'altra. Facciamoli scolare bene, bene, bene. E li andiamo a impiattare. Allora. La diretta mi piace, ci rivediamo, troppi problemi, lo so tesoro, lo so, un bacio lo so, io ho detto così perché so la situazione, ma un bacio di cuore, lo so, che non hai potuto, ma l'importante, non ti preoccupare, tutto passa, sono momenti particolari, ma sicuramente ci vediamo, un bacio Rosario, ti aspettiamo al bar. Giriamo questi altri qua e anche questi sono un altro mochetto, questa che abbiamo messo per ultimo, abbiamo finito. Prendiamo il piatto, ve lo ricordate il mio piatto? Sempre lui con i sapori di Procida di un tempo, con il mio loghetto, con la mia firma e l'azzurro mare che io amo. Andiamo a ripiattare. Allora, e dove faccio delle colombe? Rita, grazie per il cuoricino. Ci vediamo tutti a Procida. Sì, tutti a Procida ci vediamo, perché no? Non sarebbe una cattiva idea. Ci vediamo sicuro. Ci vediamo, cioè, mai dire mai nella vita, perché no? Filomena, buonasera. Buona domenica delle palme anche a te, tesoro. Quando vengo a Procida ti voglio incontrare. Sì, e anche io, tutti quanti voi, ci dobbiamo tutti quanti incontrare. Tutti. È vero, ci dobbiamo incontrare tutti, tutti quanti. Come no? Poco per volta ovviamente, perché penso che poi ognuno ha i suoi tempi, quindi poi ci vediamo tutti quanti sicuramente, maggior ragione che poi quest'anno è un anno particolare, quindi venite a trovarci sicuramente. Nietta c'è, Nietta di Gambia, mi sembra di averla intravista. Allora vengo, verremo ad assaggiare, come no, come no, dovete, dovete venire ad assaggiare. Qualche evento lo faremo, già martedì con l'associazione Libera Maestali, con Antonio Lamina, ci sarà una serata bellissima tra arte, passione, cucina, moda. Ci incontreremo martedì nella chiesa, nell'ex chiesa di San Giacomo, sempre qui a Procida, che tra sfilate, tra culture, tra pittura, tra sapori di Procida ci saremo tutti quanti, quindi un po' la degustazione dei sapori di Procida ci sarà. Ci saranno queste bellissime ragazze che sfileranno, questi vestiti meravigliosi del nostro artista Antonio Lamina, quindi ci vediamo, vi farò delle foto ovviamente di questi momenti bellissimi che ci saranno martedì, ci sarà questo evento bello qui, con sapori, cultura, moda, pittura, un mix di emozioni e di cose belle da fare insieme, da farvi vedere. Nietta, ci sei, eccoti qua. Allora, finite le caramelle. Oddio, sono finita. Finite di friggere le caramelle, le andiamo a impiattare. E ci mettiamo, le inciusciamo un po' il piatto, perché poi semplici, semplici, brutto, no? Metterci ste caramelle. Facciamo finta che dobbiamo portare un antipastino in tavola e andiamo a metterci un po' di carciofi rimasti, non si butta nulla, quindi andiamo a metterci un pochetto di carciofi che io ho bollito in precedenza e li ho semplicemente conditi con olio, sale, pepe, un pochetto d'erbetta cipollina. Se poi voi le volete passare in padella con un po' d'aglio fatelo, purché siano asciutte, non siano troppo piene, impregnate d'olio, che poi l'impasto, la sfoglia si rompe e diventa troppo molliccia. Quindi, carciofi, mettiamoci, facciamo tipo fiorellino, fiorellino qui, un altro piccino qui,
facciamo giusto la, ecco qua, facciamo così, facciamo giusto per far vedere, eh? Sempre col salame ci creiamo dei fiorellini così, eh? E poi ci mettiamo le nostre caramelle. Allora, in cucina, voi sapete, come dico sempre io, e come diciamo un po' tutti, non ci vuole la scienza, vero? Ci vuole la fantasia. Se c'è, e ovviamente è alla passione, però ci vuole la fantasia, perché anche chi non è bravissimo oppure non piace, basta un po' di fantasia per rendere un piatto un po' più, diciamo, decente, un po' più decoroso, no? Più caruccio da far vedere. Allora, facciamo così. E credo che con questo possa bastare. E adesso andiamo a metterci le nostre caramelle di sfoglia. Guardate come sono morbide. Vedete? E le mettiamo qua. Ecco qua. Io cerco sempre di non di far vedere il logo, perché è proprio bellina sta pupa. Facciamo così. Poi ne abbiamo una insieme a, eccolo qui, il nostro antipastino sfizioso che possiamo portare in tavola con queste caramelle fatte di cuori di carciofi, salame, provola. Eccoli qua. Ciao Teresa. Rosario, buonasera. Falli tesoro, che sono buonissime. Adesso ne apriamo uno, facciamoli un attimino intiepidire perché sono bollenti. Ne apriamo uno e poi vi faccio vedere l'interno. Ma quello che voglio farvi vedere, e vi giro verso di me spegnendo la luce qui, voglio farvi vedere le colombe, perché vi ho postato, vi ripeto, le foto, però ovviamente ve le faccio vedere da vicino. Ok, allora, questa qui è la colomba veloce con le goccine di cioccolato, eh? Guardate com'è carina, vedete? Questa è quella col cioccolato. E poi vi faccio vedere quella salata con i salumi. Qui sopra ho messo un po' di granella di mandorle o di nocciole, quelle che voi avete, e poi ho messo un pochetto di semini di finocchi, il finocchietto, che dà la giusta profumazione. L'apriamo? Ne apriamo uno? Allora, innanzitutto apriamo la caramella, eh? Apriamoci la caramella e dopo apriamo le colombe. Allora, prendiamo un coltello. Vado? Ciao tesoro, Lucia, grazie. Vado, eh? Vedete? Ecco qua. Opla! E questo è fatto. Avete visto che bontà? È la semplicità. Semplicemente la semplicità, Francesca, mi sta facendo venire fa, non ne parliamo. Teresa Esposito, buonasera tesoro, avete visto? Semplicemente la semplicità, eccole qua. E dite che non sono carucce? Veloce, veloce, una forza, le devi fare, mi raccomando. Nella, anche tu le potresti fare. Avete visto che belle? Adesso apriamoci queste colombe, lo so qua veramente. Diciamo e diciamo, non l'abbiamo mai. Vado? Apriamo? La devo tagliare. Quella qui, la palma della pace, vedete? La palma che rappresenta la pace, che sia pace per tutti. Vado? La devo per forza rompere, devo rompere anche lo stampo in carta, che a noi non ci interessa, vero? Madonna che profumo! Pure perché avendoci messo l'essenza di mandorla
la buccia d'arancia grattugiata, aspettate che lo stampo è quello che è, quindi va tagliato, ecco qua, vedete? Guarda, aspettate che giro piano piano, guardate com'è lievitata, che profumo, bello, è proprio l'odore della colomba, solo che una colombetta furba. Ecco qua, e questa qui è quella dolce. Adesso vediamo la sala. Ma perché ve le ho fatte vedere? Perché essendo che comunque settimana prossima ci siamo, giovedì dobbiamo fare rigorosamente la pastiera, perché là dobbiamo fare, poi vediamo di fare un salato veloce, è Pasqua, abbiamo pochissimo tempo, e ho pensato di farvi vedere, comunque di mostrare la ricetta e di farvi vedere, diciamo dal vivo, in live, il risultato poi delle colombe di stamattina. Bene, quindi vi ho pensato, ho fatto il sacrificio, non l'ho aperto, proprio per farvele vedere. Allora, prendiamo questa qui salata e facciamo allo stesso modo. In questa salata c'è un mix di salumi, ma tanti salumi, un po' come abbiamo fatto per il tortano, vi ricordate, i sughi e pepe. Solo che qui ho messo la stessa cosa, diciamo, di salumi, il mix di salumi che io avevo a disposizione, insomma, prosciutto, salame, formaggi, insomma, quello che voi avete. Devo tagliare bene bene, ecco qua, lo stampo. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, e guardate che meraviglia. Aspettate che ve la faccio vedere, vi porto vicino vicino. Guardate, c'è mortadella, c'è pancetta, c'è salame, c'è capocollo, c'è un po' di tutto, vedete? E questa è quella, ops, è scaduto, non ci interessa, un pezzetto di salume. E questa è quella salata, avete visto? Vi ho postato le ricette, avete il tempo di farle, quindi mi raccomando, fatele queste ricette, perché avete il tempo di farle, ve le ho postate. Quindi, eccoci qua. Passiamo ai saluti. Ci salutiamo, allora. Mi raccomando, condividete la diretta. Condividetela sempre. E per chi non ha messo il segui, perché tantissimi di voi non hanno messo il segui, è importante il segui, perché così, qualsiasi cosa io posto, vi arriva in automatico la notifica. Va bene? Perché alcuni di voi... proprio ieri mi dicevano: Michela, ma non ti vedo, cioè mi scorri davanti, però non ti riesco a vedere. Ma se non metti il segui non riesci a vedermi. Ci tuffiamo nei video, sì, andiamo leggerissimo. Dove sono le ricette? Ecco qua, Silvana. Allora, i sapori di Procida di un tempo, dove stai vedendo la diretta, clicca nella pagina principale, in alto alla tua destra c'è una scritta segui, clicca segui, poi vedrai insomma le ricette, le dirette e tutto il resto. Allora io vi saluto con queste caramelle di Pasqua, le chiamiamo così, le caramelle di Pasqua, fatte con i carciofi, salumi e provola, un pochetto di antipasto vicino ce l'abbiamo messo, quindi non buttiamo nulla. Vi saluto con la colomba salata, avete visto? E vi saluto con la colomba dolce con le goccine di cioccolato. Mi raccomando, condividete la diretta, se fate anche voi queste ricette postate le foto sotto i miei post, mandatemi tutto quello che volete, a me fa sempre e comunque piacere. Ci vediamo giovedì, mi raccomando, super diretta per la pastiera. Non mancate, sarà insomma giovedì santo, è proprio dedicato poi alla Pasqua che verrà. Mi raccomando, vi aspetto in tanti, come sempre, condividete le mie ricette, condividete i miei post, condividete la diretta, vi voglio bene tutti quanti, spero di vedervi a Procida veramente. Intanto vediamoci, tra virgolette, vediamoci così, è già una grande cosa, meno male che esistono questi telefoni che ci permettono di comunicare con tutto il mondo, una volta non c'erano, adesso ci sono,
Ed è una grande cosa, anche questa ci permette di comunicare, una meraviglia, una favola, va bene? Allora, grazie Marco, io vi lascio con il mio slogan, veloce veloce la favola, ci vediamo, un bacio da Michela e dai sapori di Procida. Ciao!